Grazie Presidente. Chiedo solo un po' di silenzio perché purtroppo non riesco a parlare forte e qualche minuto in più perché non sono mai intervenuta. Prego, consigliera, consigliere Bugarini, cortesemente. Grazie, grazie. Il mio intervento lo faccio non per attaccare nessuno, anche perché vi ho seguito in streaming e martedì non stavo bene. Ma ho avuto modo di ascoltare e di farmi un'idea, insomma, su come è stata trattata la questione. La discussione è ridicola, ha ragione la consigliera Mennoni, questa discussione è ridicola, perché la discussione su questa cosa non andava neanche fatta. Questo non è un argomento su cui le forze politiche dovrebbero scontrarsi. Questo è un argomento su cui i gruppi politici dovrebbero aiutarsi, perché è una questione che riguarda la sede dei gruppi capitolini. Ossia, conosciamo qual è la vita del consigliere, almeno io ho imparato a conoscerla e non credevo, come non lo credono i cittadini che ci guardano. E siccome ne posso approfittare in questo caso, Presidente, mi conceda veramente qualche minuto, ma è importante. I consiglieri capitolini svolgono una vita che per carità hanno scelto e quindi con amore hanno fatto questa scelta, sia che siano veterani sia che siano occasionali. Io sono occasionale. E la scelta è questa, di vivere un mandato rincorrendo gettoni. Come sappiamo, arrivati al 19° gettone mensile, tutto il resto del lavoro non viene più pagato, ma per carità l'abbiamo scelto. Se non si viene a lavorare, il guadagno mensile è pari a zero, nessuna indennità. Come diceva la scorsa volta il consigliere De Priamo, nessun privilegio c'è una parte in favore dei consiglieri, quindi non c'è un'indennità, non ci sono ferie pagate, malattie, non ci sono contributi, non ci sono auto di servizio da un po', non ci sono rimborsi taxi. Non ci sono tante cose, non c'è neanche l'indennità per la maternità, io ne so qualcosa, come neanche le mie colleghe di maggioranza e opposizione ne sanno qualcosa. Quindi quello che facciamo lo facciamo veramente con impegno. Il discorso di voler una sede nelle immediate vicinanze del Campidoglio, così poi come è stato indicato nel DUP 2020-2022 appositamente specificando che doveva essere nelle immediate vicinanze del Campidoglio, non è la comodità del consigliere, è la il favorire la qualità dello svolgimento del mandato del consigliere, perché il consigliere non sta seduto in commissione, non sta seduto solo in aula, il consigliere gira, corre, va dietro le urgenze, gira per una città che è enorme se può e se deve. Quindi questo è il punto e non doveva essere una questione politica ma una questione di favorire l'attività e quindi anche per il futuro dare ai consiglieri la possibilità di svolgere bene e la funzione di indirizzo e controllo che sia di questa amministrazione o che sia delle amministrazioni future. Questo è assolutamente assodato e credo che siamo tutti d'accordo. Quindi è sbagliato totalmente il tono. L'unica questione politica, se la vogliamo chiamare politica, ma poi comunque è un bene per l'amministrazione e per il cittadino, è il risparmio di spesa che può rivenire da questa scelta. Per carità, la questione poteva essere gestita meglio? Certamente sì, poteva essere gestita meglio. E lo dico io assumendomi la responsabilità, perché nella veste di vicepresidente vicario, e apprezzo anche il lavoro che è stato svolto dal presidente, da lei Presidente quando ha iniziato lei a ricercare i primi immobili, dall'ex vicepresidente vicario Stefano che ha continuato a fare sopralluoghi per questa cosa, ma come sappiamo qua poi c'è confusione tra le competenze perché poi l'Assemblea Capitolina ha un altro ruolo, ha fatto anche tanto l'ufficio di presidenza su questo punto e io non vedo dove sta scritto, qua si parla di via Goito, via Ostiense, ma dove sta scritto in delibera via Goito, via Ostiense? Parliamo di due sedi che sono rispettivamente al secondo e all'ottavo municipio. Io personalmente, e me ne assumo la responsabilità, mi rifiuto come vicepresidente vicario di accettare una soluzione del genere, proprio per questo che arriva una delibera, che poi sia utile o meno, è comunque un indirizzo dell'Aula, una delibera che comunque è cogente, una delibera di indirizzo, però ci sarà, c'è. C'è confusione tra competenze, certo che c'è. È grave anche il recesso senza la ricerca di un nuovo, anzi il recesso anticipato, la rescissione del contratto, come mi insegna il consigliere Figliomeni, del contratto, certo poteva essere fatta meglio anche quella. Come era grave anche il contratto che c'era precedentemente su Via del Tridone, ma quello è un altro paio di maniche e i contenuti sono opinabili. Altra cosa
che all'interno della delibera, quando si parla di via Petroselli, si parla di via Petroselli. Un attimo solo, consigliera, cortesemente, faccio fatica a sentire. Se... E faccio fatica. Grazie. Grazie. Via Petroselli viene indicata come, all'interno di questa delibera, come soluzione definitiva. Qui, se parliamo di temporaneità, al Comune di Roma abbiamo imparato a comprendere che in 3 anni e mezzo che la burocrazia è letteralmente elefantiaca, una temporaneità può durare 20 anni. Quindi sinceramente non abbiamo, io almeno da quando ho avuto l'opportunità di imparare a fare il presidente, il vicepresidente vicario facente funzioni, ho imparato anche a insomma a cercare di capire come risolvere questo problema. Inoltre la soluzione, ripeto, non è una comodità dei consiglieri, ma è la soluzione oggettivamente funzionale alla loro attività, e questo è prima di tutto, perché è vero che ci sono altri uffici all'interno di quello stabile e all'interno di quegli uffici, però non è compito neanche dell'amministrazione in quanto consiglieri di andare a ricercare le nuove sedi per i lavoratori. Ci sono le sedi, ci sono gli spazi da efficientare, ed è compito del dipartimento competente doverlo fare. Questo è poi, ripeto, gli addetti ai lavori faranno il loro dovere, spero che lo facciano, ma per quanto mi riguarda questa amministrazione andrà dritto su questa delibera. Come vicepresidente vicario ci tengo a precisare, e lo faccio senza volermi osannare, ma lo faccio perché sono fermamente convinta della tutela dei 48 consiglieri, perché l'ho visto, perché lo vivo e perché c'è bisogno comunque che i consiglieri abbiano una, diciamo una gestione del mandato che sia più agevole, non dico agevole, più agevole. Le mie responsabilità in ufficio di presidenza me le sono assunte. Il regolamento è stato rispettato, l'ufficio di presidenza è stato convocato, l'aula è stata ascoltata, abbiamo fatto anche una commissione patrimonio sul tema, la ricerca è stata immediata di un nuovo stabile che potesse soddisfare tutte le caratteristiche che sono state indicate da tutti gli organi di questa amministrazione, ossia un immobile di proprietà di Roma Capitale nelle immediate vicinanze del Campidoglio e che consentisse per quanto possibile l'unità dei gruppi capitolini. Questo è quello indicato in delibera e secondo noi, secondo me, la soluzione è fattibile e quindi possiamo andare avanti. Mi spiace semplicemente poi, perché poi è stato oggetto anche di confronti dentro e fuori le commissioni questo argomento, mi dispiace dover constatare oggi che c'è una retromarcia da parte delle opposizioni, quando si erano prima esposti dicendo che avrebbero votato favorevolmente la delibera o altre insomma indicazioni di voto. Poi oggi vi sentite di non farlo, vi sentite di non votare oppure di votare non favorevolmente, questo poco cambia. Noi lo faremo e se un obiettivo sarà centrato e quindi in futuro anche le prossime amministrazioni avranno una sede degna nella quale lavorare, sarà anche grazie a questo lavoro e a questa delibera. Grazie Presidente.